sapete, gli agguati si fanno di nascosto, si fanno all'improvviso, si fanno mentre le persone non si aspettano di essere intervistate. Siamo qui con Francesco Minerva allo stand. Un doppio agguato. Un doppio agguato, appunto. Francesco Minerva allo stand di FAS International e Angelo Romano di Ristora, della Pronto Foods, proprietario del marchio Ristora. Buongiorno a entrambi. Bonjour. Buongiorno. Ah, mi piace bonjour, ti sei adeguato alle circostanze. Voilà. Voilà. Ecco, questa è la cosa bella, incontrare degli amici e dire: allora, cosa vi pare di questa manifestazione? Io faccio parlare Angelo, che è più grande. Allora facciamo parlare Angelo, che nel frattempo è anche un volto nuovo. Qualche giorno in più ce l'ha. Ecco, è un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it. Angelo, benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VendingTV.it. Grazie. Cosa pensi di questa manifestazione parigina? No, è una manifestazione interessante per il mercato francese. Sicuramente ha concentrato in questi tre giorni tutto il mercato e abbiamo avuto una buona affluenza. Noi fra poco verremo al tuo stand e ci rilascerai una brevissima intervista presentando i prodotti che Pronto Foods con il marchio Ristora, ma anche insieme a un altro marchio di cui non sveliamo ancora il nome, è andato a presentare in questa manifestazione. Francesco, questa due giorni è stata per te accattivante, Moulin Rouge a parte? No, niente serate. No, la manifestazione è bella, compatta, pochi giorni, quindi abbiamo visto un sacco di gente, un sacco di amici nuovi. Noi non siamo espositori in questa manifestazione, però il movimento che c'è intorno a questa esibizione è interessante. C'è una ripresa nel settore che ci fa piacere vedere. Ecco, tu hai affermato ciò che io sto dicendo da diverse settimane a molti player che sento al telefono e che qui ho incontrato nel corso degli ultimi tre giorni. C'è tantissimo movimento proprio perché sono in tanti a sentire questa e a percepire questo movimento del vending, non solo in Italia ma anche all'estero. Sì, poi questa è una biennale che si intrappone tra la nostra e l'Italia, quindi è anche un passo intermedio per vedere le cose nuove. Abbiamo visto tanta gente dalla Francia, ma anche dalla Spagna, tanti italiani sono tornati. E adesso ce n'è ancora un altro evento in Germania. Neuwend. Fa piacere vedere questa gente che è interessata a guardare le ultime novità. E tu, Angelo, non è la tua prima Vending Paris, tu sei stato qui già più volte. Ha un respiro diverso l'edizione 2017? Sì, ha una connotazione diversa, perché essendo isolata e non influenzata da altre cose che c'erano nelle precedenti manifestazioni, è stata più mirata a questo settore. Si trovano tutti gli operatori, solo gli operatori professionisti questa volta, mentre le altre volte magari c'era qualcosa d'altro che poteva un po' inficiare. Diciamo che l'edizione precedente ha deluso molti addetti ai lavori, ma se ne sono accorti anche gli organizzatori, perché erano stati mescolati gli spazi del Vending Paris, la manifestazione Vending, con quelli di Parizà e di Sandwich Show. Questo ha creato molto malcontento tra gli addetti ai lavori e tra gli operatori che sono venuti poi a visitare la manifestazione. Amici, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Ci vediamo fra poco, ci vediamo prossimamente. Voi non andate via nel frattempo. A tre bientôt. A presto.